con grande entusiasmo a 16 anni partecipai al movimento cosiddetto del 77, che era un movimento di giovani che volevano appunto cambiare, trasformare la società. C'è da chiedersi se uno psicoanalista può avere i pugni chiusi, e in effetti c'è molta distanza, se uno ci pensa, tra l'ambiente ovattato e isolato della stanza dell'analisi, dove uno psicoanalista ascolta i drammi individuali, le sofferenze, le pene, le aspirazioni, le gioie che gli vengono confidate dai suoi pazienti. Ma al tempo stesso non bisogna dimenticare, come mi ricordava sempre un caro amico parigino, che il lettino dello psicanalista, cioè il divano dello psicanalista, poggia anche su una strada, e che la strada fa parte di un quartiere, che il quartiere fa parte della città e che la città fa parte del mondo, e che dunque separare l'interno dall'esterno, la psicologia individuale dalla psicologia sociale, è sempre un po' un'astrazione. E poi, se uno guarda la copertina di questo libro, un'immagine che a me è molto cara, che ho scelto tra le tantissime che mi erano state proposte dall'editore, e si vedono due bambini e un cane che osservano, diciamo, incuriositi all'interno di un tombino divelto, che è un'immagine, secondo me, molto bella della conoscenza, della curiosità, che ci spinge appunto a vedere che cosa c'è sotto. Se vuoi, questo è il mestiere dello psicanalista, in fondo, che cosa c'è sotto. Ma questa è una domanda che noi possiamo porci anche osservando i fenomeni sociali. Tu hai citato dei traumi che sono stati traumi collettivi, tra l'altro ti sei dimenticata, ma non è un caso che tu ti sei dimenticata, perché ce ne siamo dimenticati un po' tutti, gli attacchi terroristici, per esempio, di citare il terrorismo, perché noi abbiamo vissuto un incubo in quell'anno, diciamo dal Bataclan in avanti, e è come se fossero passati 100 anni, no? Cioè, perché? Perché abbiamo avuto altri due traumi almeno altrettanto violenti, se non ancora più violenti e più inverosimili, come la pandemia e la guerra, che hanno fatto arretrare il ricordo di quel trauma, che fu un trauma enorme, cioè ce l'abbiamo ancora negli occhi, il tir che sfreccia, diciamo, sul lungomare di Nizza, falciando gli esseri umani che passeggiavano tranquillamente in una domenica mattina, oppure i bambini killer che sgozzavano gli infedeli in diretta, documentati, diciamo così, dall'ISIS. Insomma, abbiamo la memoria corta, perché tendiamo tutti quanti a distanziarci dall'orrore, a non guardare cosa c'è sotto il tombino, no? Come invece fanno questi due bambini e questo cane. Il libro, dicevo prima, è diviso in due grandi parti. Una prima parte è quella dell'analisi, diciamo così, delle dinamiche sociali, no, non diciamo così, sto leggendo proprio le tue parole, Massimo Recalcati, e una seconda parte invece che è dedicata a dei personaggi politici locali, nazionali o anche internazionali come Trump e Putin, e dici questi personaggi non sono analizzati in senso psicanalitico, ma ne parlo di loro perché sono cifre simboliche del nostro tempo. Sì, allora io non ho avuto la fortuna o la sfortuna di avere sul mio divano Trump, Putin o Berlusconi, diciamo. Aggiungo che molto c'è anche probabilmente Mattarella, non è... diciamo, per rimanere su un personaggio ecco, meno divisivo. Mattarella, sì. Diciamo, probabilmente i primi tre che ho citato hanno degli anticorpi potentissimi nei confronti della psicanalisi, no? E quindi sarebbero dei soggetti difficilmente analizzabili. Perché difficilmente analizzabili? Perché, diciamo così, condividono una sorta di ipertrofia dell'ego
che è, come noto, diciamo, per chi fa il mio mestiere, una controindicazione all'esperienza dell'analisi. Ma io appunto non mi soffermo sui fantasmi individuali di questi soggetti, ma su che cosa rappresentano. Tu hai citato Mattarella, allora l'interesse che nel libro io mostro per Mattarella è il fatto che in un tempo come il nostro, dove ricordiamo un concetto che abbiamo tante volte citato in questi incontri, dove i padri sono evaporati e insieme ai padri il senso della legge e insieme al senso della legge il peso della parola, ecco, Mattarella ci ricorda che la parola ha ancora un peso e che la parola è ancora qualcosa che deve essere onorata. Dunque mi interessa della sua figura nella misura in cui appunto il grande consenso che egli ottiene tra gli italiani mostra che c'è una necessità nel nostro tempo di fare esistere ancora una parola credibile, cioè una parola che sappia avere un peso, che possa essere onorata, che si assuma eticamente la responsabilità delle sue conseguenze, ecco. Invece se leggiamo, non so, i discorsi di Trump o di altri, noi vediamo che quella parola non ha alcun peso, quella è una parola che straparla, diciamo, è una parola che minaccia, è una parola che è una parola che offende la parola, e non è un caso che, per esempio, quando mi interesso di Trump, ma anche di Berlusconi, o meglio del berlusconismo più che di Berlusconi, faccio riferimento proprio a una tendenza del nostro tempo, che è quella affaristica, quella del profitto, quella dell'individualismo, quella di pensare che la vita sia una gara e chi resta indietro deve essere, come dire, eliminato dalla corsa. Ecco, questa rappresentazione neoliberale della pulsione e della vita in generale trova un'incarnazione significativa nel berlusconismo e in Trump. Tra i tanti spunti del libro hai parlato del terrorismo, c'è una diversa analisi della violenza come una delle conseguenze, una delle caratteristiche di questo tempo. In particolare vorrei parlare con te questa mattina della violenza sulle donne. Citi tra i vari casi anche la situazione in Iran, ma in generale parli anche della violenza sulle donne. C'è un capitolo, adesso se lo ritrovo me l'ero segnato, l'odio maschilista, in cui dici che è un odio razzista, perché è l'odio nei confronti della libertà dell'altro rispetto invece al valore della parola di cui hai appena parlato. Sì, allora questa paura da cosa nasce, questa paura della libertà della donna? Intanto la violenza maschilista è razzista nella misura in cui si scatena contro la donna in quanto tale, no? Cioè a prescindere da ciò che fa e da ciò che dice, come accade nel razzismo, cioè il nero è come dire appunto aggredito, insultato o emarginato non per quello che dice, per quello che fa, ma proprio perché è un nero. Lo stesso può accadere per esempio nell'omofobia nei confronti degli omosessuali. Il patriarcato si costruisce nella sua ideologia di fondo a partire dall'odio nei confronti delle donne, dalla rappresentazione e dalla identificazione della donna con il peccato, no? Abbiamo in mente tutti l'immagine di Eva come immagine appunto della dimensione peccaminosa, tentatrice, anarchica, pericolosa della donna. E l'ideologia del patriarcato si costruisce sulla emarginazione, sul confinamento, sulla marginalizzazione della donna, per un verso, e dall'altra parte per la sua conversione in madre. Per cui, diciamo, il rimedio farmacologico della potenzialità anarchica, tentatrice, sovversiva di Eva è la conversione in Maria, cioè nella Vergine che si occupa appunto del focolare della casa e che rinuncia alla libertà della donna, perché questo è il punto che anche tu sottolineavi, cioè la donna è
agli occhi dell'uomo, e questo agli occhi di ogni uomo, non solo dei maschilisti, è una incarnazione della libertà. E questa incarnazione della libertà provoca due atteggiamenti molto diversi. Da una parte un atteggiamento che è quello di ammirazione nei confronti di questa libertà, del desiderio nei confronti di questa libertà, dell'amore verso questa libertà, e dall'altra parte invece comportamenti di aggressività, di odio, di maltrattamento di questa libertà. Allora, la libertà della donna è una libertà che provoca nell'uomo angoscia. Ed è per questo, proprio perché provoca angoscia nella sua anarchia, nella sua ingovernabilità, nella sua inappropriabilità, che genera violenza. E la violenza maschilista è un modo per poter governare la libertà anarchica della donna, per poter trasformare questa libertà in un oggetto, in qualcosa che si possiede. Il mastro Don Gesualdo di Verga evocava la roba. Ecco, trasformare la donna nella mia roba, in una roba mia, è stato il progetto, diciamo così, per un verso dal punto di vista collettivo dell'ideologia del patriarcato, ma poi è anche un fantasma ricorrente nella vita psicologica di un maschilista, per esempio. In questa spinta appropriativa, in questa violenza della libertà, in questa paura della libertà, c'è oltre all'impatto, all'effetto della cultura maschilista patriarcale, anche un effetto della cultura, di quello che si è assorbito in casa, in famiglia, del rapporto con i genitori, tra genitori e figli, con le derive di cui spesso ci hai parlato, sia quelle delle mamme sia quelle dei padri? Ma non c'è dubbio che il discorso amoroso, che è l'alternativa alla violenza, no? L'alternativa più radicale alla violenza, implica un'alfabetizzazione. Colpire la donna è veramente colpire il cuore della democrazia. Se la democrazia è, diciamo, un'immagine di comunità dove prevale la differenza, prevale il pluralismo, prevale la non omogeneità, no? Adesso dico una cosa che può fare anche sorridere, ma basta guardare il rapporto tra, così come è diverso il rapporto degli uomini e delle donne con l'abbigliamento, no? Cioè gli uomini tendenzialmente sono tutti in divisa, giacca e cravatta, per dire, ma insomma esiste una divisa comune, esiste un universale condiviso, appunto. Nelle donne la cura del dettaglio, anche nell'abbigliamento, introduce sempre un elemento di irregolarità, di differenza, di difformità. Ecco, questo elemento di difformità, di differenza, è il cuore della democrazia, se ci pensi. Per questo io dico anche in questo libro che il sesso della democrazia, se la democrazia potesse avere un sesso, evidentemente, sarebbe sicuramente femminile, perché il femminile è la massima espressione, appunto, della pluralità, della differenza. Scrivi anche che questo rifiuto della femminilità riguarda anche le donne, può riguardare anche le donne che preferiscono affidarsi a un padrone piuttosto che abitare la libertà. Da cosa nasce questa paura delle donne? Questa paura antidemocratica, mi verrebbe da dire, dopo quello che hai detto. Sì, guarda, questo è un punto molto sconcertante, se vuoi, che riguarda proprio la pratica anche dello psicanalista, no? Io da 30 anni che faccio questo lavoro e ho incontrato tante donne. Considera tra l'altro che la popolazione analitica è al 70%, se non di più, femminile. E questo perché la vita psichica di una donna solitamente è molto più complessa, molto più labirintica che non quella maschile. E avendo avuto la possibilità di ascoltare tante donne, alcune per esempio di queste con grande cultura, risorse, diciamo così, una concezione illuminata, aperta della vita, e una consapevolezza anche femminista nel rivendicare la propria
propria libertà e la propria differenza, poi erano immerse in rapporti con uomini maltrattanti, violenti, che contraddicevano, diciamo, questa spinta diurna alla libertà e alla differenza. Questo è un piccolo esempio per dire che anche nelle donne più emancipate intellettualmente e nelle donne più come dire, coerenti con lo spirito del femminismo, poi esiste un'ombra, non in tutte evidentemente, ma quest'ombra è non riuscire a praticare fino in fondo quella differenza che il femminile impone, e dunque si mettono a inconsciamente, consciamente, anche perché appunto magari c'è una cultura familiare che ha trasmesso questa condizione di subordinazione, si mettono al servizio masochistico di uomini perversi, narcisisti, che intossicano la relazione trasformandola appunto in quella che noi riconosciamo dal punto di vista clinico come una relazione sadomasochista, dove c'è un padrone e c'è un servo. Allora, perché una donna può arrivare a scegliere un partner che, anziché appunto favorire la propria differenza, punta ad annullarla, ad umiliarla, a colpirla, a punirla, a castigarla? Perché c'è anche una difficoltà, questo Freud lo aveva notato forse per primo, c'è una difficoltà della donna stessa ad assumere fino in fondo la propria libertà, perché questa libertà è una costruzione, uso questa immagine per essere il più chiaro possibile, che avviene proprio sul nulla, cioè non c'è trasmissione della femminilità. Una madre non è una donna, dunque che cosa significa essere una donna? A questa domanda, che noi troviamo in molte donne, no? Molte donne si pongono in realtà non solo il problema di come posso essere riconosciuta nel mio valore in una società ancora maschilista, vincolata al patriarcato, eccetera, eccetera, ma la domanda ancora più radicale: che cosa significa essere una donna? Questa domanda ritorna in moltissime donne, e la risposta a questa domanda non si può trovare in una madre. La madre non è in grado di dire che cosa significa essere una donna, per questo molte donne guardano altre donne, donne più donne, donne che potrebbero detenere il segreto della femminilità per un verso, quindi c'è questa grande attrazione della donna nei confronti del mondo femminile incarnato da altre donne, oppure, e questa è la via più pericolosa, diciamo così, più ingannatrice, farselo dire da un uomo. Massimo Ricalcati, torniamo su questo punto, perché abbiamo tassativamente il break e con l'insegnare orario l'onda verde. Ripartiamo da qui con Massimo Ricalcati, 335-699-2949, Rai Radio 1, il mondo nuovo. 10:30 minuti, 37 secondi, il mondo nuovo con Massimo Recalcati. Stiamo parlando con Massimo Recalcati del suo nuovo libro A pugni chiusi, edito da Feltrinelli. In particolare ci stavamo focalizzando, prima che lo interrompessi brutalmente, anzi scusami Massimo, sulla violenza sulle donne, e ci diceva Massimo Recalcati è la valetta come odio della libertà, quindi una violenza antidemocratica, e ci stava spiegando Massimo cosa succede alle donne preferiscono, che rifiutano questa libertà e che rifiutano la loro femminilità. Massimo. No, appunto, dicevo che il rifiuto della femminilità non ha solo un versante, no? Il versante che, ahimè, conosciamo drammaticamente attraverso i femminicidi, attraverso le brutalità che il maschilismo e la profanazione, anche mi verrebbe dire, che il maschilismo compie sul corpo della donna, che viene rifiutata, che viene rifiutato questo corpo proprio in quanto incarnazione di qualcosa che agli occhi dell'uomo appare incomprensibile, indecifrabile, e che è per certi versi incomprensibile e indecifrabile. Ma che questo rifiuto riguarda anche le donne, e
citavo appunto pazienti, per esempio, che, donne di cultura, illuminate, con una grande visione della realtà, insomma, del mondo, perfettamente inserite professionalmente, eccetera, che però scelgono partner che contraddicono questa posizione, sono partner perversi che trasformano la relazione in una, la relazione amorosa in una relazione di dominio, di asservimento, di brutalità anche, e che questo accade proprio perché in questi uomini, a partire da un errore, da un fraintendimento, da una illusione, queste donne cercherebbero quella risposta su cosa significa essere una donna che esse non hanno e che una madre, dicevo, non può trasmettere al figlio, perché le madri, diciamo così, non sono donne. Certo che sono donne, ma diciamo il materno non è il femminile, no? C'è una differenza, come ogni donna sa, tra l'essere madre e l'essere donna. E l'essere madre non è un modello identificatorio dell'essere donna. E dunque si tratta di inventare, ecco il problema, anche la bellezza, non solo il problema, di inventare per ogni donna il proprio essere donna. È quello che accennavo prima dicendo che questo caratterizza il fatto che ogni donna ha veramente uno stile proprio, mentre gli uomini tendono alla assimilazione un po' conformistica, no? Gli uomini sono tutti in divisa, dicevo, mentre le donne costruiscono il loro abbigliamento a partire dalla cura del dettaglio, dalla grazia nei confronti del dettaglio. Stanno arrivando un po' di messaggi al 335-699-2949, Massimo Ricalcati, ma non tanti perché abbiamo qualche problema tecnico questa mattina, ma qualcosa è arrivato prima e siamo riusciti a salvarlo. Prima di tutto ti giro qualche domanda che è arrivata scritta, diciamo così, e riguarda le donne che, come gli uomini, hanno un atteggiamento appropriativo nei confronti del partner, quindi come possesso. Questo come si spiega? Allora, diciamo così, la spinta appropriativa fa parte, potremmo dire, del discorso amoroso. Il discorso amoroso implica una specie di appropriazione, cioè io non voglio appropriarmi di lei o di lui come se lui o lei fossero, diciamo, una giacca o fossero un qualunque altro oggetto del mondo. Non mi interessa questa appropriazione. Diciamo così, certo, questo può interessare il maschilismo o, diciamo, la spinta al possesso più patologica, no? Trasformare l'altro in un oggetto, dunque possederlo in quanto oggetto. No, l'appropriazione che troviamo nella vita amorosa è la spinta a possedere l'altro non come oggetto, ma come libertà. E appropriarsi della libertà dell'altro, e questo è il paradosso dell'amore. Ma come posso io appropriarmi della libertà dell'altro facendo esistere ancora la sua libertà? Esiste qualcosa come una libertà prigioniera? Ecco il paradosso, no? Il paradosso che riguarda ogni relazione amorosa. Cioè io vorrei possederla, ma vorrei anche che lei, mentre io la posseggo, fosse libera. Cioè libera, per esempio, di scegliere ogni volta me. Questo accade negli uomini e nelle donne ed è un nucleo fondamentale del discorso amoroso. Quando questo nucleo diventa patologico? Quando appunto prende le forme, per esempio, della gelosia morbosa che troviamo negli uomini e nelle donne, secondo però delle cifre molto differenti. Per esempio negli uomini la gelosia, cioè la spinta al possesso del proprio dell'altro e il timore che qualcun altro possa sottrarci, no? Questo possesso, negli uomini molto spesso la gelosia nasconde la spinta fedigrafa, nasconde la spinta a tradire, cioè un uomo tanto più è geloso, tanto più porta con sé la spinta al tradimento. E quindi la gelosia è una inversione solo immaginaria della spinta reale dell'uomo a tradire. Nella donna è molto diverso, la gelosia è il timore di perdere l'oggetto d'amore.
Il timore della perdita dell'oggetto d'amore è una costante, diciamo così, della psicologia femminile, che ha a che fare con il rapporto originario che la donna ha con la propria madre. E perché gli uomini, chiede un altro ascoltatore, dopo l'omicidio, dopo un femminicidio, si uccidono? Dopo di me il nulla, scrive l'ascoltatore. Sì, diciamo che in ogni femminicidio, o meglio, spesso nei femminicidi, noi troviamo questo strano impasto tra narcisismo e depressione, no? Narcisismo è: io non accetto che tu non mi vuoi più, io non accetto di essere rifiutato, io non accetto di non essere amato da te, e dunque ti do la morte. Quindi questo è il primo tempo, ma nella misura in cui ti perdo, perdo anche, diciamo, l'immagine narcisistica di me stesso, e dunque precipito in un fondo depressivo da cui scaturisce il suicidio. Qual è il ruolo della scuola, chiede Walter, cioè, o meglio, non lo chiede, dice, scrive: penso che la scuola può svolgere un compito importante, ovvero trasmettere alle nuove generazioni una cultura nuova che vada contro la mentalità corrente di odio e di violenze, possa trasmettere invece un valore importante come quello della gentilezza, di cui parla anche Papa Francesco. Ma non c'è dubbio che la scuola ha un ruolo più che decisivo, no? L'ho ricordato spesso in queste trasmissioni, Pasolini descriveva la scuola come un vaccino, cioè come quel vaccino che riesce a neutralizzare il desiderio di morte, che è quello di cui stiamo parlando in fondo, che anima ogni forma di violenza, a trasformare il desiderio di morte in desiderio di vita. E la conoscenza è, diciamola, una delle massime espressioni, la bellezza della conoscenza, la gioia della conoscenza, è una delle massime espressioni del desiderio di vita. Ritorno alla copertina che citavo e che vi invito quantomeno a vedere, no? Proprio i bambini e il cane che osservano dentro il tombino con lo spirito di ricerca, con lo spirito di curiosità. Allora, quando noi riusciamo a promuovere il desiderio di sapere, a promuovere il desiderio di conoscere, quando noi promuoviamo, c'è appena stato il Salone del Libro a Torino, abbiamo visto veramente migliaia e migliaia di persone accalcarsi attorno ai libri, come dire, esiste ancora un popolo che ama leggere. Questo mi pare un promettente, no? Questo fino a qualche anno fa uscivano saggi dedicati alla morte del libro. E invece quello che noi sperimentiamo è che il libro non muore. E finché non muore il libro, finché non muore la pratica della lettura, finché non muore il desiderio di sapere, noi abbiamo l'antidoto principale nei confronti della tentazione. Della tentazione della violenza. E torniamo al tuo libro, Massimo Recalcati, con questo audio, perché l'avevamo accennato in apertura, a pugni chiusi c'è anche una parte dedicata ai personaggi politici nazionali e internazionali considerati cifra simbolica del nostro tempo, e c'è un WhatsApp audio che riguarda proprio questo. Certo, sarebbe veramente fantastico passare un decreto legge di quelli che non richiedono altro che l'ok, porre la fiducia, diciamo così, e fare un ciclo di psicanalisi a tutti i politici che vanno, diciamo, a ricoprire soprattutto le cariche più delicate. Sì, Daniela da Roma. Massimo Recalcati, dovrebbero fare psicanalisi politici, scuola di politica? No, dovrebbero fare scuola di politica, sì, diciamo. Psicanalisi, ti ripeto, ci sono alcuni che mi paiono refrattari per principio. Diciamo che la psicanalisi è possibile per coloro che non credono massicciamente al proprio io. Chi crede di essere un io, chi crede di essere se stesso, è difficile che faccia la psicanalisi. Allora, molti leader politici portano con sé un io ipertrofico perché la loro posizione è come se lo richiedesse, no? Cioè, il leader non deve avere dubbi, non deve avere incertezze, non deve avere oscillazioni, deve credere di essere ciò che è.
che per Lacan tra l'altro è la massima espressione della follia, no? Questa famosa battuta di Lacan quando dice: se noi vediamo un uomo con in testa uno scolapasta che dice di essere Napoleone o pensa di essere un re, è chiaro che quest'uomo è pazzo, ma è pazzo anche un re che pensa di essere un re. Ecco, dicevo che questa massima vale esattamente per descrivere l'eccessiva credenza nel proprio io. Però da un lato, Massimo, dicevi, questo fa parte del gioco, nel senso, nel ruolo che incarnano. Allora, come hai detto prima, dovrebbero fare scuola politica. Quale secondo te potrebbe essere una scuola politica adatta al nostro tempo? Beh, insomma, anni fa io ho provato a, personalmente, no, ad animare una scuola politica all'interno del PD, che durò un anno, fu una bellissima, si chiamava Scuola Politica per Paolo Pasolini, fu una bellissima esperienza dove convergevano diverse anime di questo partito, quindi non solo quelle, diciamo, filo segretario, che in quel momento era Renzi, ma io avevo raccolto tutte le espressioni più differenti di quel partito, e fu un'esperienza per i giovani che la frequentarono veramente entusiasmante. Io penso che al di là del partito singolo, diciamo, penso che ripensare nel nostro paese la necessità di una formazione politica ampia per chi decide di vivere facendo politica è una necessità importante. Non vedo però all'orizzonte grandi iniziative da questo grandi punto di vista. Grandi interessi per, sai, le scuole politiche. Sì, poi fammi aggiungere anche una cosa: non è detto che il leader debba per forza essere un leader identificato al proprio io, no? Pensa alla figura di Berlinguer, per esempio, che è stato un leader di grande carisma, di grande forza, ma era anche un leader che metteva sottosopra le stesse convinzioni, le stesse certezze del suo popolo, no? Penso, per citare solo un passaggio, lo strappo dall'Unione Sovietica o anche l'idea stessa del compromesso storico, sono due intuizioni di Berlinguer che mostrano, diciamo, un soggetto che interroga le proprie certezze e talvolta le mette anche in crisi, no? Le trasforma, diciamo. Ecco, questa figura del leader non la vedo in questo momento di grande attualità, ecco, ma invece sarebbe molto molto bene recuperarla.